testo biblico è disseminato di riferimenti più o meno espliciti al concetto di limiti, un concetto che di norma, nella Bibbia, viaggia insieme a quello di libertà. Limiti e libertà, due termini solo apparentemente in contrapposizione, ma di fatto in dialettica. Due concetti che non possono in realtà sussistere indipendentemente. L'episodio forse più eclatante in questo senso è il momento dell'uscita dall'Egitto, con il passaggio del Mar Rosso e l'ingresso nel deserto. Gli ebrei escono da una vita di limiti per entrare in una vita di libertà, ma quella libertà non è assoluta. Innanzitutto, prima di giungere nella terra promessa da Dio, passeranno altri 40 anni e non saranno affatto facili, perché ci saranno momenti duri e di grande fatica, di fame, di sete, di lutti, malattie, incomprensioni e anche di sbandamenti. Basti pensare all'episodio del vitello d'oro. E proprio al centro di quella storia c'è la salita di Mosè sul monte Sinai. Là, il grande condottiero del popolo ebraico riceve le tavole della legge, ovvero il regolamento, i limiti di quella libertà. Sono limiti assai diversi da quelli usati come strumento di oppressione che segnavano la condizione di schiavitù in Egitto. Questi sono i limiti che permettono la libertà, ovvero che permettono quello spazio in cui ciascuno si assume le proprie responsabilità ed è libero di fare le proprie scelte. I limiti imposti dall'alto valgono per l'infanzia, ma poco alla volta si cresce e si impara che i limiti sono altro. A questo proposito mi viene in mente un'immagine suggerita dal filosofo francese Chaim Bahrier, che dice: tra le 10 parole della creazione, ovvero l'inizio della vita, l'idillio del giardino di Eden, e le 10 parole che vengono consegnate a Mosè sul monte Sinai, in mezzo ci sono le 10 piaghe. È perché è difficile il passaggio, è dura diventare adulti. Ma quando si esce dal Mar Rosso, si conquistano quei limiti che creano lo spazio in cui si dà voce ai desideri. Quelli veri, profondi, quei desideri che hanno il senso della libertà. Mettere limite non significa reprimere un desiderio, perché il limite non è sinonimo di limitazione, quanto piuttosto di consapevolezza e responsabilità. I limiti sono lo strumento che ci permette il rispetto di noi stessi e degli altri, tant'è che il concetto dei limiti è strettamente connesso a quello di legge e di alleanza nella Bibbia, tanto l'alleanza tra gli uomini quanto l'alleanza tra l'uomo e Dio. Entrambi hanno limiti. Quindi riconoscere e stabilire dei limiti non significa tirare il freno, bensì acquisire quel senso di sé, della propria libertà, per creare relazioni profonde, in cui i desideri si incontrano, si nutrono in modo reciproco e allora si fanno intensi, perché i desideri autentici hanno bisogno dell'altro, del rapporto e di una vita adulta che non accetta limiti imposti e spesso subiti, ma impara a farne un buon uso per dare davvero corpo ai desideri. Thank you.
Il rapporto tra limite e desiderio è un rapporto complesso. Immediatamente verrebbe da dire che sono due parole che si contraddicono. Il desiderio dice un'apertura, il limite dice immediatamente una chiusura. Però se ci fermiamo un attimo a riflettere, si potrebbe dire anche che senza limite noi saremo il mondo. O forse si potrebbe dire ancora in modo diverso. Non avessimo dei limiti, noi non riusciremo a percepire il mondo, perché non lo sentiremo come qualcosa di esterno. Non riusciremo nemmeno a percepire qualcosa di esterno a noi. Da questo punto di vista, il limite è necessario, è indispensabile, perché non solo attraverso il limite si può percepire il mondo, ma anche perché attraverso il limite e percependo il mondo, attraverso e dentro il limite, io percepisco me stesso e mi percepisco come qualcosa di diverso rispetto al mondo. E quindi il limite è ciò che dà la possibilità di percepire ciò che è altro da me e percependolo mi percepisco. La pelle è il primo limite che noi sperimentiamo, il limite del corpo e ciò che fa percepire la pelle, nello stesso tempo il mondo e nello stesso tempo percepisco me stesso. E la pelle che cosa fa? Mi contiene, mi fa non debordare. Ecco perché l'immagine più bella del limite, quella che sperimentiamo sempre, è quella della carezza. Perché? Ma perché la carezza è un toccare. E il toccare attraverso la carezza, noi sperimentiamo il limite del nostro corpo, ma anche il limite di ciò che tocchiamo. Quando accarezziamo qualcuno, il limite del corpo di qualcuno. E credo che nel significato della carezza noi potremmo comprendere profondamente il significato profondo anche del legame che c'è tra il limite e il desiderio. Perché? Ma perché quando io accarezzo qualcosa, protendo la mano per poter accarezzare qualcosa, beh, io in questo movimento riconosco che l'altro non sono io. Però nello stesso tempo questo movimento di andare verso l'altro, dice il desiderio, in qualche modo, di far sì che ciò che mi sta di fronte, che vedo a partire dal mio limite, in qualche modo faccia parte anche di me. Ma nello stesso tempo la carezza dice che cosa? Dice che il percepire il limite del desiderio in questo contesto è necessario usare delicatezza, dolcezza. Perché? Ma perché una carezza, se non è delicata, diventa uno schiaffo, diventa un pugno, diventa una spinta. E anche la volontà di prendere non è più una carezza. La carezza dice la volontà di far rimanere l'altro, l'altro, non me, proprio attraverso il limite, la porta del limite. Qualora il senso del limite è fondamentale e necessario, perché ci possa essere anche lo sguardo che permette all'altro di rimanere altro. E questo ci dice profondamente il senso del desiderio, che lo distingue anche dal bisogno, pur legandolo al bisogno. Perché?
Ma perché il desiderio dice l'impossibilità di esaurire, cioè l'impossibilità di far sparire quel limite che dice anche la diversità dal bisogno. Io quando ho bisogno di qualcosa, per esempio un bisogno di mangiare o di bere, beh, io faccio sparire ciò che mangio e ciò che bevo dentro di me. Il limite è soppresso. Invece il limite è ciò che fa esistere propriamente il desiderio e lo fa essere sempre in quell'accezione che ho detto prima della dolcezza, della delicatezza, dell'immagine, della carezza.